Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, noi stiamo leggendo la parola del Signore in questo cammino in cui il Signore parla a noi attraverso la sua rivelazione specifica che è la parola di Dio, necessaria e sufficiente perché noi possiamo conoscere il Signore, il messaggio per la nostra vita. Oggi è il 15 di marzo del 2021, noi leggeremo due capitoli del libro di Levitico, leggeremo capitolo 9 e capitolo 10. Ecco la parola del Signore. L'ottavo giorno Mosè chiamò Aarone e i suoi figli e gli anziani di Israele e disse ad Aarone: prendi un vitello giovane per un sacrificio espiatorio e un montone per un olocausto, entrambi senza difetto, e offrili al Signore. Dirai così ai figli di Israele: prendete un capro per un sacrificio espiatorio, un vitello e un agnello, entrambi di un anno, senza difetto per un olocausto. Un bue e un montone per un sacrificio di riconoscenza per sacrificarli davanti al Signore. È una oblazione intrisa d'olio perché oggi il Signore vi apparirà. Essi dunque portarono davanti alla tenda di convegno le cose che Mosè aveva ordinate e tutta la comunità si avvicinò e rimase in piedi davanti al Signore. Mosè disse: questo è quello che il Signore vi ha ordinato, fatelo e la gloria del Signore vi apparirà. Mosè disse ad Aarone: avvicinati all'altare, offri il tuo sacrificio espiatorio e il tuo olocausto. Fa l'espiazione per te e per il popolo, presenta anche l'offerta del popolo e fa l'espiazione per esso come il Signore ha ordinato. Aarone dunque si avvicinò all'altare e sgozzò il vitello del proprio sacrificio espiatorio. I suoi figli gli porsero il sangue ed egli vi intinse il dito, ne mise sui corni dell'altare e sparse il resto del sangue ai piedi dell'altare. Ma il grasso, i rognoni e la rete del fegato della vittima espiatoria li fece bruciare sull'altare come il Signore aveva ordinato a Mosè. La carne e la pelle le bruciò fuori dell'accampamento, poi sgozzò l'olocausto e i figli di Aarone gli porsero il sangue ed egli li sparse sull'altare da ogni lato. Gli porsero pure l'olocausto fatto a pezzi e la testa, ed egli li fece bruciare sull'altare. Lavò l'interiora e le zampe e le fece bruciare sull'olocausto sopra l'altare. Poi presentò l'offerta del popolo, prese il capro destinato al sacrificio espiatorio per il popolo, lo sgozzò e offrì il sacrificio di espiazione come la prima volta. Poi offrì l'olocausto sacrificando secondo la regola stabilita. Presentò quindi l'oblazione, ne prese una manciata piena e la fece bruciare sull'altare, oltre all'olocausto della mattina. Sgozzò il bue e il montone come sacrificio di riconoscenza per il popolo e i figli di Aarone gli porsero il sangue ed egli lo sparse sull'altare da ogni lato. Gli porsero il grasso del bue e del montone, la coda, il grasso che copre l'interiora, i rognoni e la rete del fegato. Misero le parti di grasso sui petti ed egli le fece bruciare sull'altare. I petti e la coscia destra, Aarone li agitò davanti al Signore come offerta agitata nel modo in cui Mosè aveva ordinato. Poi Aarone alzò le mani verso il popolo e lo benedisse. E dopo aver fatto il sacrificio espiatorio, l'olocausto e i sacrifici di riconoscenza, scese giù dall'altare. Mosè e Aarone entrarono nella tenda di convegno, poi uscirono e benedissero il popolo e la gloria del Signore apparve a tutto il popolo. Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e consumò sull'altare l'olocausto e i grassi. Tutto il popolo lo vide e mise gridi di esultanza e si prostrò con la faccia a terra. Levitico capitolo 10. Nadab e Abiù, figli di Aarone, presero ciascuno il suo turibolo, vi misero dentro del fuoco e vi posero sopra dell'incenso e offrirono davanti al Signore del fuoco estraneo, diverso da ciò che egli aveva loro ordinato. Allora un fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò, così come morirono davanti
al Signore. Allora Mosè disse ad Aarone: questo è quello di cui il Signore ha parlato, quando ha detto: lo sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino e sarò glorificato in presenza di tutto il popolo. Aarone tacque. Mosè chiamò Misael e Elzafan, figli di Uziel, zio di Aarone, e disse loro: avvicinatevi, portate via i vostri fratelli dal santuario, fuori dall'accampamento. Essi si avvicinarono e li portarono via nelle loro tuniche fuori dall'accampamento, come Mosè aveva detto. Mosè disse ad Aarone, a Eleazar e a Itamar, i suoi figli: non andate a capo scoperto e non vi stricciate le vesti, affinché non moriate. Il Signore non si adire contro tutta la comunità, ma i vostri fratelli, tutta quanta la casa di Israele, facciano pure cordoglio per quelli che il Signore ha bruciati. Non vi allontanate dall'ingresso della tenda di convegno, altrimenti morirete, perché l'olio dell'unzione del Signore è su di voi. Ed essi fecero come Mosè aveva detto. Il Signore parlò ad Aarone e disse: tu e i tuoi figli non berrete vino né bevande alcoliche quando entrerete nella tenda di convegno, altrimenti morirete. Sarà una legge perenne di generazione in generazione. E questo perché possiate discernere ciò che è santo da ciò che è profano, e ciò che è impuro da ciò che è puro. E possiate insegnare ai figli di Israele tutte le leggi che il Signore ha date loro per mezzo di Mosè. Poi Mosè disse ad Aarone, a Eleazar e a Itamar, i due figli che restavano ad Aarone: prendete fra i sacrifici consumati dal fuoco per il Signore quello che rimane dell'oblazione e mangiatelo azimo presso l'altare, perché è cosa santissima. Lo mangerete in luogo santo, e la parte che spetta a te e ai tuoi figli dei sacrifici consumati dal fuoco per il Signore, poiché così mi è stato ordinato. Il petto dell'offerta agitata e la coscia dell'offerta elevata li mangerete tu, i tuoi figli e le tue figlie con te in luogo puro, perché vi sono stati dati come parte del sacrificio di riconoscenza dei figli di Israele, spettante a te e ai tuoi figli. Oltre ai grassi da bruciare, si porteranno la coscia dell'offerta elevata e il petto dell'offerta agitata, perché siano agitati davanti al Signore. Anche questo apparterrà a te e ai tuoi figli con te per diritto perenne, come il Signore ha ordinato. Mosè si mise alla ricerca del capro del sacrificio espiatorio, ma esso era stato bruciato. Allora egli si adirò contro Eleazar e contro Itamar, i figli che erano rimasti ad Aarone, e disse: perché non avete mangiato il sacrificio espiatorio nel luogo santo? È cosa santissima. Il Signore ve l'ha dato perché portiate l'iniquità della comunità e perché ne facciate l'espiazione davanti a Lui. Ecco, il sangue della vittima non è stato portato dentro il santuario. Voi avreste dovuto mangiarla nel santuario come io avevo ordinato. E Aarone disse a Mosè: ecco, oggi hanno offerto il loro sacrificio espiatorio e il loro olocausto davanti al Signore. Dopo le cose che mi sono successe, se oggi avesse mangiato la vittima del sacrificio espiatorio, sarebbe ciò piaciuto al Signore? Quando Mosè udì questo, rimase soddisfatto. Parola del Signore. Io ti aspetto domani perché noi possiamo continuare a leggere la parola del nostro Signore. Questa è una parola benedetta che il Signore ce l'ha donata perché noi possiamo ogni giorno trarre dei benefici, insegnamenti e istruzione per la nostra vita. Leggiamo la parola di Dio insieme. Ti aspetto domani, se il Signore così vorrà, per continuare la lettura della parola del Signore. Metti un like e condividi, prega anche per me. Dio ti benedica nel nome di Gesù.